parlavo con una mia amica, mi diceva che è stressata, che non dorme la notte, che mangia male in maniera sregolata, è sempre un po' in ansia, guarda il telefono ogni mezz'ora per guardare le mail e vedere se è arrivato qualche messaggio. Ma io questo non lo chiamo stress, è già qualcosa di nocivo per il nostro benessere, per il nostro star bene, anche se ci siamo abituati. Io non ho una soluzione definitiva e magica, ma so che è possibile cambiare stile di vita. Ci sono passata anch'io, questo le ho detto. Però la voglia di cambiamento deve arrivare da dentro. Alle volte la stanchezza e la disperazione possono essere anche delle alleate per il cambiamento, perché ci spingono a modificare la nostra vita. Per me è stato così. Come prima cosa, fai un bel respiro. C'è più verità in un respiro che in un pensiero. Usa questo breve spazio di consapevolezza per chiederti chi vuoi essere veramente, come vuoi spendere la tua vita e il tuo tempo che hai su questa terra. Questo è il primo modo per iniziare a capire chi sei veramente e che cosa vuoi, e soprattutto qual è il tuo potenziale. Spoiler, è molto maggiore di quello che pensi.